Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti o bentornati in un nuovo video. Come da titolo, oggi vi faccio vedere il mio trucco estivo da sera, perché mi è stato chiesto proprio specificamente di farvi vedere un trucco un pochino più elaborato del classico mascara illuminante o rossetto. I capelli un po' umidi, quindi per questo me li sto toccando perché sono belli freschi, fa molto caldo. Avrei già fatto più o meno un video del genere, perché in realtà io di giorno d'estate non mi trucco praticamente mai, a meno che io non debba fare qualcosa di particolare per la quale voglio apparire al meglio. In genere io veramente al massimo metto un po' di mascara, ma non mi trucco. Infatti anche in questo video non vedrete fondotinta o comunque base completa eccetera, perché non mi piace, al di là del caldo preferisco far respirare la pelle il più possibile e evito di mettere troppi prodotti. Però siccome spesso mi capita la sera magari di andare a cena fuori o prendere un aperitivo, come sto per fare in questo momento, ora sono a Roma ma lo faccio anche quando sono magari a Capalbio o comunque via per l'estate, la sera mi piace truccarmi anche un pochino più elaborato, insomma appunto non una full face, però un trucco che sia un po' carino insomma. Come sempre vi dico che, a parte questo non sarà un vero e proprio tutorial perché io non sono competente, mi piace truccarmi, vi faccio vedere come faccio. Naturalmente io vi faccio vedere i prodotti che uso io, però potete tranquillamente declinare i prodotti in base a quello che avete voi, perché non sono cose astruse assolutamente. Diciamo che i miei must have per l'estate sono l'illuminante, qualunque esso sia, il bronzer, perché mi piace enfatizzare un po' l'abbronzatura, poi io più o meno faccio il contouring praticamente sempre, e un ombretto in crema bello luminoso. Io vi faccio vedere un trucco che sto facendo molto ultimamente e che faccio spesso anche d'estate, che è sui toni del rosa, oro rosa. Però insomma un ombretto che sia appunto oro rosa, abbronzato, dorato eccetera, un ombretto in crema bello luminoso e bello brillantinato non manca mai nel mio beauty estivo, perché anche quello da solo con un po' di mascara fa un sacco scena. Non mi metterò particolari rossetti perché comunque anche quest'estate ci sarà un po' il discorso mascherina, quindi io preferisco non metterlo, anche perché spesso esco magari per andare a mangiare un gelato eccetera, quindi qualunque rossetto si rovina. Al massimo mi porto dietro un po' di gloss tipo quello di Fenty e me lo metto al tavolo quando ho levato la mascherina, insomma. Come sempre non vi assicuro niente perché dovrò levare gli occhiali e non vedrò più nulla. Iniziamo. Cerco anche di velocizzarmi perché sennò mi si surriscalda la macchinetta. Come primo step metto un po' di crema, perché ho fatto la doccia da poco e ancora non ho fatto skincare. Ne uso poca perché non mi serve una grandissima idratazione in questo periodo. Io non metterò crema solare perché questo è un trucco che io faccio la sera, non c'è il sole e quindi non mi serve mettere la protezione. Naturalmente se invece fate questo trucco per uscire durante il giorno, protezione, anche se non vi truccate, sempre protezione, anche se siete in città, perché il sole batte forte. Lo so che avete pensato sempre, anch'io. Metto anche un po' di balsamo per le labbra, questo l'ho comprato giusto ieri ma già lo conosco, questo alle mandorle dolci dei provenzali, mi piace molto. Uso quasi di più il balsamo labbra rispetto all'inverno, perché il vento e il sole e il mare in generale mi seccano tantissimo le labbra. Dunque, primissima cosa che faccio è mettere un po' di correttore, che è l'unico prodotto liquido che uso sul viso, per coprire un po' di imperfezioni varie e le occhiaie. Io adesso ho preso un pochinino di colore, però non mi sono comprata il correttore scuro ancora. Non so neanche se lo farò, sinceramente, perché in genere quando comincio ad essere abbronzata tanto da non avere più il colore del correttore, non mi metto il correttore e mi trucco semplicemente il resto del viso. Però, a volte uso il fondotinta compatto. Quindi, siccome ho un po' di brufolini in giro, tra ciclo, eccetera, e poi soprattutto per coprire le occhiaie. Però in genere d'estate con l'abbronzatura le occhiaie si vedono meno, perciò diciamo che me ne frego e non mi metto il correttore. E vado a sfumare il tutto con una spugnetta bagnata, questa è di Puro Bio. Il correttore che ho messo è il Camouflage di Essence, che mi piace tantissimo. E lo metto anche sulla palpebra perché non metto primer, eccetera. Mi basta fare semplicemente una base di correttore cipria anche sulla palpebra. Io non uso praticamente mai il primer per gli occhi.
Perfetto, a questo punto prendo un po' di cipria, questa è sempre di Essence, la Brighten Up colore banana. Anche qui, questa è leggermente chiara per me in questo momento, però ancora non mi sono dotata di prodotti estivi perché appunto non sono ancora partita. Però basta anche magari una cipria un po' colorata rispetto al vostro colore normale se vi abbronzate, o appunto un fondotinta compatto. Però io faccio sempre uno strato in polvere con appunto una cipria, un fondotinta compatto, c'è un ragnetto sulla finestra, fondotinta compatto eccetera, perché siccome metto sempre bronzer, illuminante, spesso anche il blush, mi piace farlo sulla pelle bella liscia, insomma non sulla pelle appiccicosa, un po' sudaticcia o con la crema. Faccio appunto un po' di contouring, utilizzo il Cool Bronzer di Elf, che tra l'altro mi si è anche un po' rotto, questo lo sto cercando di terminare, sono a buon punto direi. Ogni volta faccio tremare tutto perché ho messo la macchinetta su una pila di DVD perché non mi va di prendere il cavalletto. E adesso non sono tanto abbronzata, quindi faccio semplicemente il contouring che faccio di solito. Quando sono abbronzata spesso il bronzer lo uso tipo blush, insomma, per, cioè sfumato, però insomma lo uso proprio per scaldare tutto l'incarnato. E mi piace, quando ho preso magari un po' di colore, metterne uno leggermente shimmer, non con i brillantini, però un po' satinato, che quindi vada a risaltare un po' la bronzatura. Adesso sono ancora, diciamo, colore standard autunnale, quindi non faccio questo passaggio. Faccio quasi sempre prima la base quando mi trucco d'estate, non chiedetemi perché. Vado a mettere il blush, questo è il Frat Boy di The Balm, è uno dei miei blush preferiti perché è bello corallo. E non ha brillantini ma non è neanche completamente matte, mi piace veramente tantissimo, lo applico con questo pennello che è già sporco di lui e con movimenti circolari lo applico sempre sugli zigomi abbastanza alti, non qua davanti perché sennò sembra che abbia la faccia ancora più paffuta del solito, e poi mi chiedono il documento se voglio una birra. Poi metto l'illuminante. Io cambio spesso, quasi tutte le estati, il mio illuminante del momento. Il mio preferito è questo qui di Wet n Wild, il Mega Glow, si chiama Precious Petals, questo qua. Mi piace moltissimo perché ha un sottotono piuttosto rosato e io ho la carnagione rosata. Se avete la carnagione con un sottotono più caldo, vi consiglio un colore più dorato, comunque champagne, che abbia un riflesso diverso, perché altrimenti rischia di diventare un po' grigino. Io l'illuminante abbondo, in genere faccio un primo strato piuttosto tranquillo prima di truccare gli occhi. Poi in base al fomento del trucco occhi vado a mettere più illuminante. La cosa fondamentale per me è illuminare questa parte qua davanti, il naso, in particolare la punta, l'arco di Cupido, sulla fronte non mi piace, quindi non lo metto, ci ho provato tante volte ma non me ne frega niente, neanche sul mento, però quando ho finito il trucco occhi lo metto un pochino anche sotto il sopracciglio, proprio una puntina che quando mi giro si vede. Per quanto riguarda gli ombretti non ne ho, diciamo, di preferiti specifici, mi piace variare a seconda della palette che mi porto, cerco sempre di portarmi una palettina piccola tipo così, questa è di NYX mi sembra, perché me l'hanno regalata, sia di NYX, comunque una palette di queste dimensioni che abbia un marroncino per la piega, un colore un po' più scuro da mettere sotto e magari un ombretto illuminante da mettere all'angolo interno, ecco, mi accontento di questi colori qua. Non è rarissimo che mi porti una palette tipo questa, sia perché ho paura di romperla sia perché effettivamente è un po' ingombrante. In mancanza d'altro uso anche la terra, il blush e l'illuminante per toccare gli occhi, ecco, non mi faccio grandi problemi. A tal proposito vado a usare sempre il bronzer, uso la parte quella più scura, con i pennelli sono lerci, devo lavarli assolutamente, giuro che provvederò, e appunto col colore più scuro vado a ombreggiare la piega. Questo è l'unico passaggio che non ometto mai, perché anche quando metto soltanto il mascara, avere l'occhio un po' ombreggiato lo rende più profondo, mi piace di più, lo accentua un po'. E farlo direttamente con la terra è più semplice perché è volutamente meno pigmentato e quindi si sfumerà meglio. Uso lo stesso colore anche sotto, con un pennellino un po' più piccolo a punta. Anche questo varia molto dal tipo di trucco che voglio fare.
perché a volte metto l'eyeliner, a volte, non sempre, perché appunto non mi piace troppo caricarmi di trucco quando ho preso un po' di sole. Quando metto l'eyeliner raramente scurisco sotto, mentre siccome nel trucco che faccio oggi non metterò eyeliner perché appunto in genere non lo uso, allora mi piace scurire qua sotto e mettere spesso anche la matita nera all'interno dell'occhio. Vado a sfumare un po' i bordi della sfumatura qua sopra. Adesso è arrivato il momento dell'ombretto in crema. Uno dei miei preferiti è questo qui di Armani, ve lo faccio vedere spesso, della linea Eyes to Kill Stellar. Questo è il numero 5 ed è un ombretto oro rosato, che è uno dei miei colori preferiti. Secondo me sta molto bene col mio colore di occhi e anche con la carnagione un po' abbronzata. Sono splendidi questi ombretti qua. Questo in realtà non è propriamente in crema, ma è tipo in mousse e poi diventa polvere quando lo sfumate. Tra i miei ombretti preferiti proprio in crema ci sono quelli di Wycon, che sono piuttosto liquidi e si fissano molto bene sulla palpebra, potete anche non metterci un ombretto sopra in polvere. E poi i Color Tattoo di Maybelline sono quelli che utilizzo più spesso, sempre più o meno su queste tonalità. Oggi usiamo questo di Armani perché è quello che uso più spesso, appunto. Quello che faccio è prendere un pennello a lingua di gatto, lo potete mettere anche con le dita, però così è più concentrato con un pennello bello fitto, bello denso, e lo vado a mettere sulla palpebra. Naturalmente mi concentro molto sulla prima parte dell'occhio. In genere uso questo direttamente anche per illuminare l'angolo interno perché è sufficientemente chiaro. Se preferite potete mettere un ombretto ancora più chiaro o un po' di illuminante, insomma varia un po' a seconda dei vostri gusti. Poi, a seconda dell'ombretto che ho usato sulla palpebra, in crema, decido se intensificarlo con un ombretto in polvere oppure se lasciarlo da solo. Questo mi piace leggermente intensificato e ci vado a mettere sopra questo ombretto qui della palette Norvina di Anastasia Beverly Hills, che si chiama Wild Child, che è molto rosa. Se preferite invece un effetto più doratino, scegliete un ombretto che sia un po' più doratino. Lo prendo con lo stesso pennello con cui ho applicato quello in polvere, quello in crema, e vado a tamponare Wild Child al buio, perché non mi sono avvicinata allo specchio perché mi serve il dito per raccogliere il fallout. Quindi spero che stia venendo decentemente. Vado a mettere, appunto, come vi ho detto prima, che faccio quando non metto l'eyeliner, un po' di matita nera all'interno dell'occhio per dare un po' di intensità in più. Perfetto. Adesso, come sapete, mi si sta surriscaldando la macchinetta perché ormai lo sapete. Quindi vado a piegare le ciglia con il mio fantastico piegaciglia rosa di Primark. Metto il mascara, che è come sempre in questo periodo la Love Extreme di Essence rosa, off camera, perché così nel frattempo faccio riprendere la povera macchinetta che si sta suicidando, e torno. Ok, mascara messo, e questo è il risultato del trucco occhi, molto molto tranquillo e semplice. E poi vi faccio vedere tutto con la luce della finestra più diretta, così potete vedere bene l'effetto tutto luminoso. Come vi ho detto prima, adesso che ho appunto finito di truccare gli occhi, vado ad aggiustare un po' l'intensità del trucco del viso, perché mi piace fare appunto una base completa prima, quindi mettere comunque la terra, il blush, e poi aggiustare un po' di colore una volta con gli occhi truccati, perché con gli occhi truccati ho una visione d'insieme diversa dei colori del mio viso. Quindi vado a mettere un po' di blush in più e aggiungo anche un pochino di illuminante. Tutto lo vado a mettere, appunto, come vi ho detto, qui sotto il sopracciglio, sotto il punto più alto del sopracciglio. Lo ripasso anche un po' qui, un pochino sulla punta del naso, sull'arco di Cupido. Non esagero, non voglio diventare visibile al buio. Per le labbra, come vi ho detto, dato il periodo, e poi è comunque raro che metta un rossetto in particolare opaco d'estate, perché appunto ho le labbra molto più secche rispetto all'inverno, quindi mi viene un po' scomodo, a meno che non sia un'occasione speciale, però quando mi trucco così, gloss di Fenty. Questo ovviamente lo metto post mascherina, cioè quando sono arrivata nel posto in cui devo andare, metto la mascherina per entrare, mi metto al tavolo e mi passo il gloss. E
Eccoci qua, questo è il risultato finale. Come vedete è un trucco veramente molto molto semplice. Adesso vi ho dovuto spiegare un po' i passaggi, però si fa in un quarto d'ora, diciamo, è piuttosto semplice. Potete tra l'altro declinare questa tipologia di trucco su più colori diversi, lo potete fare più sul marrone, più sul nero argento, più sul verde, sull'azzurro, insomma spesso io faccio un trucco del genere magari con dei colori diversi. Vi faccio vedere l'effetto anche con gli occhiali, così magari comincio a vedere anche qualcosa. Ovviamente senza occhiali è tutto più bello, però insomma io li devo portare. E quindi faccio anche un trucco che mi aiuti, e anche per questo non metto spesso l'eyeliner, perché l'eyeliner tende comunque a rimpicciolire un po' l'occhio, ad allungarlo verso l'esterno. Io già porto gli occhiali che li rimpiccioliscono, se mi metto pure quintali di eyeliner sembra che ho gli occhi così tipo Coraline, mentre un trucco del genere con un bel ombretto luminoso tende a aprire un po' lo sguardo e a far sembrare gli occhi otticamente più grandi. Mi piace moltissimo, vi lascerò appunto la ripresa con la luce diretta del sole così vedete bene com'è l'effetto. Io sono molto soddisfatta di questo trucco, devo dire, mi piace molto, cioè soddisfatta non adesso perché non è che l'abbia fatto particolarmente diverso, però soddisfatta della tipologia di trucco perché credo che sia adatto a quelli che sono i miei gusti e penso che mi valorizzi abbastanza, la cosa importante è quella, insomma bisogna trovare un trucco che valorizzi un po'. E poi è semplicissimo da realizzare, appunto non sono una makeup artist. Spero tantissimo che questo video possa esservi piaciuto e che questo trucco vi possa aver dato magari un po' un'ispirazione su come truccarvi quest'estate. Se vi truccate in maniera particolarmente diversa dalla mia, fatemi sapere come, magari ci scambiamo qualche opinione nei commenti. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo alla prossima. Ciao!